Abbiamo titolato C'era una volta il regno dei bimbi, ma probabilmente ci sarà ancora da qualche altra parte. La speranza, e visti anche gli attestati di stima che abbiamo ricevuto in questi giorni, che ci hanno molto inorgoglito e commosso, sì, un po' veramente, di riprovare a ripartire da qualche altra parte. Qui ero purtroppo sopravvenuti dei problemi di sicurezza all'interno del negozio che non ci facevano stare tranquilli proprio per l'accoglienza dei bambini, che è il cuore del nostro successo. Lavoro. Ci sono dei problemi tecnici di strutturali di sicurezza che non sono stati sistemati e non ci danno la possibilità di lavorare con sicurezza. Per chi lo scegliamo? Vabbè, per chi? Non avevo visto, mi perdoni, non avevo visto. Già un nome? Sì, si chiamerà Gioele. Tanti auguri a Gioele, a voi. Grazie. Sarete genitori che giocheranno con Gioele? Sì. Mi raccomando, è importante. Anziché il videogioco, per esempio un puzzle, li mettete insieme, torna al tavolo, facciamo. O a terra. Sì. Non questo, questo è per il mio figlio di 6, più piccolo. Vabbè, come avete appreso la notizia? Con un grande dispiacere, poi sì. Siamo anche del quartiere, quindi... Quindi l'avete frequentato anche con i genitori, tanto, giusto? Tanto. Quanti giocattoli avete comprato di qua? Una marea. Dopo 43 anni. Purtroppo ci ha spinto a prendere questa decisione. Non ci fosse stato tutto questo attestato di stima, avreste deciso di continuare o avreste mollato? Questo è stato sicuramente un elemento scatenante che ti dà quell'energia giusto che ti dà voglia di andare avanti. A prescindere da tutto, penso che siamo nati giocattolai e vorremmo continuare a farlo. Hot Wheels, l'uomo ragno. Passiamo del tempo insieme pomeriggio dopo l'asilo e capita, sì. Che giochiamo? Sì, ho imparato a montare piste della Hot Wheels. Conosco i nomi di tutti i supereroi, insomma. Gormiti, quelli sono un po' più difficilini. Sì. Però come fanno a saperli? Li sanno tutti. È vero che i bambini non giocano più, o giocano meno. Qui entriamo in uno degli aspetti più tristi della faccenda. Sì, giocano meno, stanno molto davanti ai tablet, è un problema, quindi la fascia d'età si è ridotta. I genitori giocano meno con i bambini e la cosa più triste è proprio da quando faccio questo lavoro e sentire alle volte i genitori che mi rispondono di non avere tempo di giocare con i propri figli. Niente iPad. Niente iPad. Ci proviamo. Barilquotidianoitaliano.it e ci fate sapere qual è stata la prima volta che avete fatto usare a Gioele l'iPad a tavola. Vi manderemo i saluti di Gioele. Ecco, a posto. Non è facile, vero? Non è facile. È vero. Dobbiamo accontentare anche noi stessi. Ma lei ci gioca con i bambini? Sì, assolutamente sì. Perché è fondamentale. È normale, ci mancherebbe altro. No? Perché dobbiamo pure accontentarci. Cosa ha comprato? Questo è un mercatino. Con questo si può proprio giocare. Lei che fa il cassiere? No. Ho fatto in passato il cassiere, quindi lei resta nel suo ramo. Sì. Non riuscivo a comprendere come mai un genitore, nonostante l'importanza del gioco sia fondamentale nella sua crescita, da svariati punti di vista, non riuscisse a capire questo e si fermasse magari solo ad acquistare quello che fosse un gioco magari banale, senza comprare un gioco e passarci del tempo con lui. È una cultura del gioco che dobbiamo comunque cercare di recuperare e io sarò la testimonianza per portare avanti. Quindi c'era una volta, l'abbiamo scritto, ma ci sarà. Ci sarà un nuovo regno. Ci proveremo sicuramente. E quindi genitori, papà, mamme, giocate di più con i vostri bambini, indipendentemente dal fatto che li compriate dal regno dei bimbi. Sì, a prescindere da tutti, giocate con i bambini e state con loro che loro ne hanno bisogno e li aiuterà nella crescita sicuramente.